Allora, concludiamo il discorso sulla raggiungibilità con l'ultima parte che riguarda il tempo discreto e poi un altro esempio. Gran parte del ragionamento sul tempo discreto sarà anche formalmente analogo al tempo continuo. Concettualmente sono, diciamo, identici, eccezion fatta per il concetto di controllabilità, però per la raggiungibilità sono anche formalmente molto vicini fra di loro. Concettualmente loro sono identici, formalmente vediamo qualche piccola differenza. Allora, cosa dimostriamo abbastanza facilmente? Beh, anche nel tempo discreto il sottospazio di raggiungibilità, la definizione è la stessa, l'abbiamo, diciamo, data e ripetuta brevemente stamattina, ma è esattamente la stessa la definizione. Bene, quello che può essere sorprendente è che, nonostante il dominio temporale sia diverso, si dimostra che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine della matrice R che è identica al caso tempo continuo. Quindi per un sistema lineare stazionario scritto nella solita forma xk più 1 uguale xk più b uk, possiamo dimostrare, ora lo faremo, che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine della matrice di raggiungibilità, che quindi a questo punto, diciamo, è la stessa e si chiama la matrice di raggiungibilità. Ok. La dimostrazione è un po' più semplice rispetto al caso tempo continuo, perché io cosa devo fare? Beh, io devo semplicemente prendere il modello esplicito. Allora scrivo solamente qualche termine. Prendo molto semplicemente il modello esplicito, che a sua volta è particolarmente semplice nel caso del tempo discreto, perché, diciamo, si ottiene semplicemente iterando l'equazione a differenza. E che cosa faccio? Lo prendo e lo riscrivo in forma matrice vettore. Quindi io che cosa devo scrivere? Il prodotto della matrice B per il vettore uk-1. Questo è un vettore di p elementi. Bene, questa è una matrice, quindi qui ho una matrice per un vettore. Okay? Come lo faccio a scrivere? Beh, ora non so cosa verrà qua, io so che qua mi metto uk-1. Questo ha p elementi, ok? Questo ha p colonne, le righe di b devono essere pari agli elementi dello stato, per cui questo qua sappiamo avere n righe. Ok. Più, ora devo fare la stessa cosa con questo signore qua, ab è una matrice con n righe, poi quando faccio il prodotto rimangono p colonne, l'abbiamo visto, e questo è sempre di p, per cui io qua ho ab, li scrivo attaccati, che ha p colonne, e qua ho uk-2 di p elementi. Ok? Quindi non sto facendo nulla, me lo sto riscrivendo in forma matriciale, finché non arrivo a un certo punto
ad A K meno 1 B e qua è U con 0. Bene, concettualmente non ho fatto nulla, me lo sono scritto in questo modo. A questo punto io che cosa faccio? Questa la chiamo R con K, non è la matrice di raggiungibilità perché K è generico, va bene? È molto simile ovviamente, ma non è la matrice di raggiungibilità. Questo qua lo chiamo R con K. Allora cerchiamo un attimo di fare l'unico ragionamento di questa dimostrazione. Io ho che x con k è uguale a una certa matrice per che cosa? Una opportuna sequenza dell'ingresso. Ricordiamoci la definizione. Uno stato irraggiungibile, se partendo dallo stato 0, esiste un ingresso opportuno tale che applicato al sistema mi porti da 0 allo stato raggiungibile. Quindi io ora mi sto chiedendo, x con k è uguale, lo sto costruendo, una certa matrice per un opportuno ingresso. Allora a questo punto ricordo che io nei libri di algebra lineare studio y uguale a x, in cui a questo punto a è una matrice generica, x e y sono due variabili generiche. Se mi chiedo qual è l'insieme dei valori y che possono avere, che possono raggiungere con un certo, per un certo x, cosa sto chiedendo? L'immagine della matrice A. Ok? Allora io adesso cosa sto dicendo? Se x appartiene all'immagine di questa particolare matrice, che non è la matrice di raggiungibilità ancora, allora vuol dire che io la U esiste e la posso trovare. Quindi praticamente io sto dicendo che sono interessato all'immagine di questa strana matrice. Ora, quando è che diventa la matrice di raggiungibilità questa strana matrice? Vediamo un attimo. Per k uguale a 0 io qui ho solo b, per k uguale a 1 perché x con 1 uguale b per u in 0, va bene? Allora aggiungo un altro istante di tempo e vuol dire che faccio a b e aumento l'immagine di questa matrice a 2, a 3, a 4, alla quarta b eccetera eccetera, porto k a infinito, no, mi fermo quando per il teorema di Kelly Hamilton io mi rendo conto che aggiungere altre potenze della matrice A non cambia l'immagine perché A alla n so essere combinazione lineare di tutte le potenze precedenti. Allora a quel punto l'immagine che mi interessa non è più l'immagine di una generica matrice che ho chiamato R con K, ma di una matrice che chiamo matrice di raggiungibilità per k è uguale ad n-1. Ok? Quindi dal punto di vista della dimostrazione io non ho fatto niente altro che scrivere il modello esplicito in una forma matrice per vettore, questo è un vettore perché ha una colonna, e dopodiché faccio un po' di osservazioni sull'immagine di questa matrice, un po' di considerazioni sull'immagine di questa matrice. Va bene? Ma professore, questa caratteristica della matrice di raggiungibilità dipende dalle dimensioni del sistema, anche qua dipende dalle dimensioni del sistema. Cioè, qual è la domanda? Perché prima ci fermavamo fino ad n-1 nel costruire la matrice di raggiungibilità. Anche adesso è proprio questo l'aspetto da ragionare, su cui ragionare. Io potrei essere tentato di dire
K è generico, quindi lo porto fino a più infinito per aumentare il più possibile l'immagine di questa matrice che io non ho ancora battezzato. Però poi dopo dico, ma no, è inutile, mi devo fermare per A elevato alla n-1, perché quando vado a campione successivo non sto aggiungendo nulla che non sia già contenuto nelle colonne precedenti. Quindi la matrice di raggiungibilità è esattamente la stessa, n righe e n per p colonne, esattamente la stessa, è il caso tempo continuo, cioè non è, dal punto di vista formale sono uguali. Concettualmente c'è un'altra considerazione che posso fare, che nel tempo continuo non c'era, cioè, ma allora poiché questi sono proprio campioni, allora nel tempo discreto, se uno stato è raggiungibile, io so che lo posso raggiungere entro n campioni. Ci posso anche mettere 3000 campioni se sono, se voglio andare con calma, però io so che posso metterci anche n campioni, quindi questa è un'informazione in più. Il sottospazio di non raggiungibilità, che è una mia definizione, è uguale a quella del tempo continuo, va bene? Non viene da nessuna proprietà, decidiamo noi che lo chiamiamo sottospazio di non raggiungibilità. E la proprietà, la decomposizione di Rn, somma diretta di sottospazio di raggiungibilità e non raggiungibilità, è uguale, ma perché l'ho costruito io così. Ok, il tempo discreto ha anche un altro piccolo concetto in più, che è la controllabilità. Io posso essere interessato a portare a zero il mio stato, quindi la controllabilità è il concetto, diciamo, non voglio usare il termine duale, ma simile a quello della raggiungibilità, solo che parto da uno stato diverso da zero e voglio arrivare a zero. E allora, che cosa, qual è la differenza? L'unica differenza è che se io applico il modello esplicito, voglio portare a zero uno stato inizialmente diverso da zero, quindi il modello esplicito, zero uguale, evoluzione libera, arrivata alla K per condizioni iniziali, che a questo punto sono diverse da zero per definizione più, beh, qui ho capito che questa è la forzata, l'abbiamo appena fatto. Io che cosa voglio fare? Voglio vedere se esiste questo x con zero, quindi questo significa, porto questo dall'altra parte, meno a per questa cosa qua. Allora, quando è che posso dire che uno stato è controllabile? Beh, se questo appartiene all'immagine di questo, oppure se questo ha la k per un qualche k uguale a 0. Che cosa, diciamo, e qual è il risultato? In realtà, diciamo, non dedichiamo molto spazio al concetto di controllabilità. Il sottospazio controllabile include quello raggiungibile, ci sono altri elementi che possono essere controllabili, va bene? Però no, questa proprietà non rientrerà molto nelle nostre applicazioni successive, per cui ce l'ho qua perché tutti i libri di testo è ben presente questa cosa, però nel tempo continuo sono uguali e nel tempo discreto è una proprietà che riguarda un maggior numero di elementi dello stato, va bene? Ok, passiamo al gramiano. In realtà, quando io passo al gramiano, oppure quando faccio la raggiungibilità del tempo discreto, è come se io facessi una ripetizione, nel senso che molti dei concetti sono simili a quelli del tempo continuo. Ve l'ho detto tante volte e ve lo ripeto,
Una possibilità è quello di presentare gli argomenti contemporaneamente e quindi parlare di raggiungibilità dei sistemi dinamici e poi fare, diciamo, le differenze tra tempo continuo e tempo discreto, quindi fare una sola, diciamo, trattazione, quindi un gramiano solo. L'altra è quella di, come ho fatto io, di fare prima il tempo continuo e poi il tempo discreto, cosa che evidentemente ho preferito, sia per avere del materiale quanto possibile, diciamo, separato, sia perché la notazione è più semplice, secondo me la fruibilità è più semplice. Però il lato, fra virgolette, positivo è che noi adesso stiamo facendo una specie di ripetizione delle cose fatte la settimana scorsa, quindi dovrebbe essere dal punto di vista concettuale. Allora, posso definire un oggetto che è una matrice che si chiama gramiano, non uso la T perché siamo in tempo discreto, la K, che è uguale. Allora, guardate, visto che questa RK l'ho già definita, la definizione la posso dare banalmente RK per RK trasposto, dove questo è K finale, vabbè. Quindi questa è la sommatoria per I che va da 0 a K con F meno 1, K con F è arbitraria, di alla I di I, poi faccio il trasposto di questo, di trasposto, poi ho A alla I trasposto. Quindi se ci ricordate, sommatoria, guardate, R con K alla I per B, e poi questo è il trasposto così come era nel tempo continuo, quindi B trasposto per A alla I trasposto. E si può dimostrare, e noi non facciamo la dimostrazione, che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di questa matrice. Non facciamo questa dimostrazione, però utilizziamo il gramiano, così come nel tempo continuo, come un possibile strumento per costruirci un controllo a ciclo aperto. Allora, come lo faccio a fare? Guardate, se voi avete fatto algebra lineare, ricordate i concetti di algebra lineare, in realtà c'è poco da ragionare, nel senso che x con k a dimensioni n, bene, questo è n per 1, questo qua dipende diciamo, da quanti istanti sto considerando. Pensiamo che questo qua è p, ognuno di questi è p, per cui la dimensione qua è p, quindi la dimensione di questo qua è k, questo è un generico k scritto per k con f. Quindi la dimensione di questo qua è P per K con F. Ed R ha N righe e P per K con F colonne, no? Quindi cosa significa? Vado a prendere il libro di algebra. Devo invertire questa relazione quando ho più equazioni che impongo. Ok?
se inversa in robotica, con questo molti problemi in robotica ti possono ricondurre a una relazione di tipo algebrico in cui ho più incognite che equazioni. Ma allora questo significa che se questo oggetto, se x appartiene all'immagine di R, lo è per ipotesi, perché ho deciso che questo è completamente raggiungibile, allora questa U qua io la tengo per pseudo-inversione, cioè posso invertire questa matrice rettangolare. Ok? E questa cosa è esattamente quella che è scritta lì. Quindi questa è la sequenza degli ingressi, che è uguale a la pseudo-inversa di RK con F per x che è segnato per quello che voglio raggiungere. Ma la pseudo inversa, lo abbiamo visto, si calcola come R trasposto R, R trasposto a meno 1 per x segnato, e chi è questo? Questo è proprio W a meno 1 calcolato in K. Ok? E a questo punto, diciamo, abbiamo dimostrato quello che volevamo dimostrare. Quindi una volta che ho trovato la sequenza degli ingressi, se io la applico, chiaramente ritrovo lo stato finale. Per cui questo significa che il gramiano di raggiungibilità mi dà uno strumento per trovare un ingresso a ciclo aperto che applicato mi porta nello stato che voglio, che mi interessa. Per quanto riguarda lo schema blocchi, invece non lo facciamo perché l'abbiamo fatto mezz'ora fa, lo schema blocchi è assolutamente identico, tutta la similitudine è assolutamente identica, riprendete quello che abbiamo fatto, la forma canonica, chiedo scusa, riprendete quello che abbiamo fatto mezz'ora fa e guardate che il tempo non entra in gioco, entra in gioco solo le proprietà matriciali, per cui io posso fare esattamente le stesse cose. E la trasformazione che mi porta nella forma canonica è esattamente la stessa, ok? Quindi questo ce lo risparmiamo. Lo schema blocchi è lo stesso, cioè il blocco ritardo invece il blocco integratore, è formalmente è assolutamente identico. Ok, senza dimostrazione, prendiamo, vi do un altro modo per calcolare la raggiungibilità di un sistema. Perché? Perché il calcolo del rango di R è soggetto a problemi numerici, ve lo dice anche l'help del MATLAB. L'help del MATLAB vi dà la controllabilità, la raggiungibilità, l'osservabilità, la ricostruibilità, tutto quello che volete di un sistema dinamico, e poi vi dice, gli help ormai sono diventati, diciamo, dei trattati, ma nascosto da qualche parte vi dice non usate la raggiungibilità perché ci sono la matrice di raggiungibilità, usate tecniche alternative perché ci possono essere problemi di natura numerica che non dipendono quindi dallo specifico software implementato, ma dipendono semplicemente dal problema da come è posto. Allora, cosa si può dimostrare? Vi ripeto, questo non la facciamo. In genere io non voglio che voi sappiate fare le dimostrazioni all'esame. In questo caso ne faccio alcune, le faccio perché secondo me aiutano a capire. In questo caso, questo è molto matriciale, non lo facciamo, però non serve neanche particolarmente complicato farlo. Però allora, se il rango di lambda i meno a messo a fianco alle colonne di qui, quindi questa è una matrice in cui io qui ho n righe e n colonne e metto a fianco le p colonne divise, questo rango n per ogni lambda appartenente ai complessi si dimostra essere completamente raggiungibile il mio sistema. Questo è un bel teorema, ma non è operativo perché io lo devo verificare per ogni lambda appartenente ai complessi. Quindi poi c'è un'altra dimostrazione che dice guarda che non lo devi fare necessariamente per tutti quanti i lambda appartenenti a lambda complessi, ma lo puoi fare solamente per gli autovalori. Quindi questo qua diventa per lambda con i appartenente allo spettro di A. Va bene?
cosa significa? Che a questo punto questo diventa un test numerico, lo devo fare n volte perché ho n autovalori, metto il numero qui, A e B sono dati del problema, sono numeri, e il MATLAB mi dice qual è il rango. Faccio un for, se il rango è sempre n, il sistema è completamente raggiungibile. Ok? Non facciamo la dimostrazione, ci sta qui, la condizione necessaria è sufficiente e non è neanche particolarmente complicata. Questa proprietà vale solo nel caso del tempo di scritto? No, no, sopra tempo continuo e tempo di scritto. È un, infatti se guardate non c'è proprio il tempo qui, è proprio una proprietà delle matrici. Ok, finiamo con un esempio che era un progetto d'esame di qualche anno fa. Allora, questo elicottero vola, va bene? Per cui che io possa progettare un controllore è un dato di fatto. Noi la raggiungibilità ancora non l'abbiamo associata alla possibilità di progettare un controllore, ve lo sto dicendo io intuitivamente, però se il sistema è raggiungibile completamente posso applicare un controllore, se no devo stare attento. Ora, che diciamo possa volare è un dato di fatto. Facciamo il progetto, prendiamo il modello matematico dalla letteratura, quindi non l'abbiamo fatto noi, non l'hanno neanche fatto i ragazzi del progetto d'esame, era un dato del problema, va bene? Già linearizzato, le variabili di stato sono un certo numero, sono 11 variabili di stato, perché io ho diversi, diciamo, corpi rigidi, non c'è solo l'elicottero e poi ci sono anche i flap. Allora, va bene, prendiamo dalla letteratura, prendiamo il modello matematico linearizzato e c'è questa matrice dinamica A, è una matrice B ovviamente, alla pagina successiva, con i numeri identificati sul modello fisico, va bene? Per cui, guardando questa matrice, poiché so che è il risultato di una identificazione, quello che posso dire è che gli zeri sono zeri dal modello matematico, gli altri numeri sono, diciamo, identificati, non sono parametri CAD, sono ottenuti da dati sperimentali, si fanno dei test di volo, si registrano delle variabili e si identificano questi numeretti, ok? E questo è B, perfetto. A occhio posso vedere qualcosa? No. Vado a calcolarmi la matrice di raggiungibilità e chiedo il rango della matrice di raggiungibilità, il MATLAB mi dice che il rango è il 9. Guardate, CTRB è il comando, io gli do un ingresso A e B, e sono numeri perché sono questi, va bene? Erano dati del problema le matrici A e B. Quindi sono questi numeretti qua. Nel momento in cui io dico dammi il rango della matrice di contribuibilità, ovviamente il tempo, il dominio non mi interessa perché è una proprietà algebrica, il risultato di MATLAB è 9. Ora l'elicottero vola, che faccio? C'è un problema numerico, ma se non l'avessi saputo, cioè se non me l'avessero detto qual era il problema fisico sotto, probabilmente mi sarei fermato. Bene. Test PBH, come faccio il test PBH? Devo verificarlo n volte, vabbè, n vale 11 in questo caso, per cui for i che va da 1 a 11, dammi il rango, questo è tutta operazione numerico, A meno lambda i per la matrice identità e in MATLAB la sintassi è EIE, 11, B. In realtà io ho scritto lambda i meno A, è la stessa cosa, non cambia diciamo il risultato, e in questo caso per 11 volte lui mi dice che il rango di questa matrice è 11, per cui il sistema è completamente raggiungibile. Va bene? Ovviamente in questo caso io lo sapevo prima, però devo sempre stare attento ad aspetti numerici che a volte sono di impostazione del problema, sono strutturali, non è una questione legata allo specifico strumento di calcolo che sto usando. Va bene? Ok, allora con questo concludiamo le due lezioni sulla raggiungibilità e domani dedichiamo al concetto duale. Noi la raggiungibilità non ha fatto entrare in gioco l'uscita in nessun modo, è una proprietà ingresso-stato.
Il duale, la parola duale, ancora non potete, diciamo, non avete lo strumento per capire che significa, però lo vedremo. Il duale riguarda la proprietà stato-uscita. Va bene? E allora ci vediamo domani alle 11.